ancora grazie di essere qui così in tanti. Da qui siete uno spettacolo straordinario. Siete davvero tantissimi e da quel che vedo già tutti pronti per una nuova campagna elettorale. E questa volta per vincere davvero alla grande. E questa piazza che come sapete si chiama Piazza del Popolo. Grazie, grazie di cuore di essere qui con me, tutti insieme a rappresentare l'Italia degli italiani di buona volontà, degli italiani di buon senso, degli italiani di buona fede, l'Italia che lavora, l'Italia che produce, l'Italia delle donne e degli uomini liberi che vogliono restare liberi. Siamo il popolo della libertà e abbiamo come nostra religione laica la libertà. Abbiamo come nostra prima e assoluta missione da sempre la difesa della libertà. Anche per questo siamo qui oggi tutti insieme ad esercitare un nostro assoluto diritto garantito da tutte le democrazie, quello di manifestare in piazza per poter stare contro ciò che non ci piace, che non ci pare giusto, che non accettiamo o a favore di ciò che vogliamo e che ci appare sacrosanto. Ci avevano dati per agonizzanti e invece eccoci qui sotto un sole caldo di primavera e in una delle piazze più belle del mondo. Un popolo che combatte contro la crisi economica, che combatte contro la crisi sociale. Siamo un popolo che sa amare, che sa ammirare, che sa creare, che rinnega nella vita di ogni giorno la logica dell'invidia e della rabbia. Noi siamo l'Italia della passione, che si batte per le proprie idee nelle piazze, come nelle istituzioni, nel lavoro quotidiano, nell'impresa. Ma siamo anche quelli che sanno ridere e sorridere, che sanno combattere la malinconia di una crisi mondiale grave e duratura e la sanno combattere con la logica dell'intelligenza e con la volontà dell'ottimismo e della speranza. Siete davvero tantissimi, quasi troppi. Mi viene una riflessione estemporanea. Lo sapete che non avevo mai visto tanti impresentabili tutti insieme? Perché ci dicono che siamo impresentabili, che siamo ineleggibili, che siamo collusi,
in realtà noi siamo l'Italia migliore e siamo anche la maggioranza dell'Italia. E prima di ogni cosa credo che dobbiamo mandare un saluto e un abbraccio ai nostri due marò. A Massimiliano La Torre e a Salvatore Girone, che il governo Monti ha pensato bene, dopo tante parole, di rispedire in India. È una cosa grave e incredibile. Un grande paese non deve fare questo, non può abbandonare i suoi uomini. E noi non possiamo consentire che l'Italia sia così umiliata e ridicolizzata. E non possiamo consentire che ciò avvenga da parte di chi, come Monti, raccontava di avere ridato credibilità al nostro paese. Domandiamolo ai signori del governo Monti, questa è la vostra credibilità? Quella della loro credibilità era una grande balla, la balla del secolo. Non sono mai stati più credibili di noi. Semmai erano e sono stati sempre supini alla Germania, agli altri paesi e ora anche all'India. Allora, come voi sapete bene, in questi giorni c'è stato un giro di consultazioni con le forze politiche e verrò tra poco alle mie osservazioni sull'incarico precario che è stato dato ieri al signor Bersani. Ma prima, volevo fare anch'io le mie consultazioni chiedendo subito un parere a voi, perché il vostro è il parere che mi importa. Vi domando, siete contenti della campagna elettorale che abbiamo fatto? Siete orgogliosi di come io mi sono battuto nelle piazze, nelle strade televisive? Da Santoro, da Floris, dall'Annunziata, dalla Gruber. Sapete, c'è qualcuno che mi dice che non devo più chiamarli comunisti. Ma non è colpa mia. Non sono io che vedo comunisti da tutte le parti. Sono loro che sono comunisti e stanno da tutte le parti. E infatti, andando negli studi televisivi, ho visto così tanti comunisti che mi sono venuti gli occhi rossi e pure la congiuntivite. Ancora, siete soddisfatti della nostra rimonta in campagna elettorale? Pensate che un grande paese come l'Italia possa essere governato senza numeri da vecchi militanti di quel PC che è diventato PDS, che è diventato DS, che è diventato PD, ma che non è cambiato mai? Siete convinti che se tornassimo al voto vinceremmo alla grande noi, sia alla Camera che al Senato? Allora siete pronti a tornare in campagna elettorale per dare solido, capace e liberale? Bene, allora se siete tutti pronti vi comunico ufficialmente che sono pronto anch'io.
Sono pronto anch'io a combattere insieme a voi una grande battaglia per la libertà e per una nuova Italia. Parliamo un po' degli altri, ma l'avete visto in questi giorni Bersani? Prima del voto era convinto di avere già vinto senza gareggiare. Aveva in mano da 2 mesi la lista dei ministri con Rosi Bindi in testa. Diceva che era in vantaggio di 12 punti. Diceva che la nostra rimonta era falsa e che se gli serviva il binocolo per vederci. Adesso è trascorso 1 mese dal voto e nessuno ha avuto ancora il coraggio di dirgli che le elezioni non le ha vinte. Oddio, qualche sospetto lo deve avere anche lui, alla faccia di uno che ha cercato di smacchiare un giaguaro e il giaguaro lo ha ridotto male. Molto male. Ma ci sono anche altri di cui non dobbiamo dimenticarci e che sono ridotti anche peggio. Lo vogliamo mandare un saluto a Gianfranco Fini? Devo dire che la vostra è una reazione rozza ma efficace. Gianfranco Fini dopo soli 30 anni lascia il Parlamento. Quindi mandiamo un saluto a lui e a tutto il suo club di gentiluomini. Ma poi guardate che in fondo non credo che a Monte Carlo se la passi così male. Un saluto anche a Casini, che tutte le sere ci spiegava in TV che eravamo noi a sbagliare, che non capivamo il paese, che la soluzione era Monti. Gli diciamo, caro Pier Ferdinando, bisogna saper ascoltare la gente. E se tu avessi ascoltato la tua gente, avresti capito che non dovevi dividere lo schieramento dei moderati alternativi alla sinistra e fare così l'interesse della sinistra. È un nostro vero rammarico. E proprio questo gli diciamo, come hai potuto fare un errore così grave contro i tuoi elettori e alla fine anche contro te stesso? Come hai potuto non capire quello che sarebbe successo? E poi mi viene, credo che sia doveroso per noi, mi viene di fare un altro saluto. Un saluto a Di Pietro. Per anni abbiamo sostenuto che le sue erano braccia rubate all'agricoltura. Ora possiamo finalmente restituirlo all'agricoltura, sperando che non faccia troppi danni anche lì.